Salve a tutti amici youtubers e benvenuti in una nuova puntata di Storie di Giallorossi. So già quello che vi starete domandando, ma cosa si sta fumando Gladiatore? Per quale motivo sta inserendo Simone Loria in una rubrica in cui di solito parla dei giocatori più rappresentativi della storia della Roma? Vi rispondo con calma. Parlare di un giocatore forte, conosciuto e amato da tutti è fin troppo facile. Chiunque può cercare informazioni sui vari Messi, Ronaldo e fare quei classici videotributi che ormai conoscono anche i sassi. Ma fare un video su un giocatore che è sì ricordato a Roma, ma per i motivi sbagliati, è una cosa che in pochi si sono degnati di fare. E quindi eccoci qua, con il racconto personale su un giocatore che io personalmente ho sempre giudicato male per la sua esperienza con la Roma, ma che, e lo scoprirete anche voi, merita sicuramente qualche elogio in più. Detto questo, buona visione. Simone Loria nasce a Torino il 28 ottobre 1976 e inizia a giocare nelle giovanili del Vanchiglia, per poi essere acquistato dalla Juve a soli 19 anni neanche compiuti. Qui, nonostante non esordirà mai in prima squadra, farà parte della rosa ufficiale che nella stagione 1995-96 conquisterà l'ultima Champions League della propria storia. Quindi può già vantare di aver vinto qualcosa che qui a Roma abbiamo visto solamente col binocolo. Dopo una sola stagione però, il difensore viene ceduto all'Olbia, in Serie C2, che gli permetterà di trovare continuità con ben 31 presenze e il primo gol tra i professionisti. Dopo la retrocessione di quest'ultima, Loria decide di andare alla Batti Pagliese, che proprio in quella stagione era riuscita ad ottenere una storica promozione in C1. Qui il giocatore resterà per due stagioni, totalizzando 44 presenze e 2 reti, maturando calcisticamente, seppur a piccoli passi. Nella stagione 1999-2000, dopo un'altra retrocessione della propria squadra, Loria decide di andarsene alla Nocerina e successivamente, dopo una stagione condita da 28 presenze e 0 gol, si trasferisce a Lecco. Dopo 52 presenze e 6 gol complessivi arriva il primo salto importante della sua carriera, quando il Cagliari, approdato in Serie B, decide di acquistarlo per farlo diventare il titolare della difesa. Qui il giocatore dimostra delle qualità difensive importanti per la categoria, come una grinta fuori dal comune e un'abilità nell'usare il fisico sia negli anticipi di testa che di piede molto importante. Il tutto completato da un'inusuale vena realizzativa per un difensore centrale, che gli permise nella stagione 2003-2004 di segnare addirittura 7 gol complessivi e contribuire così in maniera netta alla promozione della squadra rossoblù in Serie A. Nella sua prima stagione nella massima categoria italiana, Loria gioca leggermente meno rispetto alle annate precedenti, totalizzando comunque 25 presenze e un gol complessivo. La stagione successiva, Loria viene ceduto nuovamente in Serie B all'Atalanta e, come successo con il Cagliari, riuscirà ancora una volta a dare una mano sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Nella sua prima stagione bergamasca, infatti, il giocatore segnerà nuovamente 7 gol in 38 partite e, come successo con la squadra sarda, porterà i nerazzurri ad una nuova promozione in Serie A. Un esempio che ci fa capire quanto la sua carriera sia stata condizionata da retrocessioni, ma al tempo stesso anche promozioni. La stagione successiva, tornato quindi in Serie A, Loria dimostra una maturità importante, questa volta però per mantenere la categoria. E nella sfida esterna contro il Chievo sfodera una rovesciata a dir poco incredibile, che permetterà ai nerazzurri di pareggiare e diventerà in assoluto uno dei gol più belli mai segnati dall'Atalanta in tutta la propria storia nella massima competizione. Dopo un'ottima esperienza complessiva condita da 66 presenze e ben 12 gol, il difensore viene ceduto per 750.000 euro al Siena, non deludendo le aspettative neanche in maglia bianconera. Loria infatti dimostrerà di essere un centrale sicuro e affidabile, non saltando praticamente nessuna partita. A fine stagione infatti il giocatore totalizzerà ben 37 presenze e 5 gol alla sua prima stagione con il Siena. Il tutto prima della vera chiamata importante della sua carriera, la Roma di Luciano Spalletti. Il giocatore infatti viene inserito in una trattativa che prevede la cessione di Galloppa, Barusso e Curci al Siena e l'arrivo in maglia giallorossa di Loria appunto e del portiere brasiliano Arthur, che non viene certo ricordato per le sue strepitose parate in maglia giallorossa. Per Loria è l'occasione della vita. Dopo tanti anni passati in squadre minori ha finalmente l'occasione di dimostrare il proprio valore in una big della Serie A.
Le cose però purtroppo per lui e per noi non vanno come sperato. Il giocatore, come era prevedibile, parte come primo panchinaro di Juan e Meksès, ma la moltitudine di infortuni che colpì la Roma in quella stagione gli permise di giocare titolare in diverse occasioni, purtroppo non convincendo in nessuna di esse. Il giocatore infatti dimostra fin da subito di subire particolarmente la pressione della piazza giallorossa, incappando in alcune prestazioni disastrose, tra cui uno 0-4 interno contro l'Inter in cui Ibrahimovic si diverte a prenderli in giro dal primo all'ultimo minuto. Ogni volta che Spalletti decide di metterlo titolare per costrizione o scelta personale, si vede sempre una netta differenza con gli effettivi titolari, tant'è che molti tifosi già cominciano a mugugnare non reputandolo adatto a vestire la maglia giallorossa, neanche come di serva. Un pensiero probabilmente condiviso anche dalla società giallorossa, che nel mercato invernale, pur non cedendo il giocatore, acquista un altro difensore centrale, il discreto Diamutene dal Lecce. Dopo un esordio tutto sommato sufficiente in casa dell'Arsenal, tutto lascia pensare che il giocatore giocherà anche la partita di ritorno. Spalletti però, nonostante le moltissime assenze su quella zona del campo, decide addirittura di mettere, dopo l'uscita di Juan, Diamutene e Rise difensori centrali, con le fasce presidiate da Marco Motta e Max Tonetto. Di lì in poi il giocatore giocherà con sempre meno frequenza, riuscendo però il 21 marzo 2009 a trovare il suo primo gol in giallorosso in casa contro la Juve, un gol che purtroppo sarà inutile, visto che la partita alla fine terminerà con un netto 4-1 a favore dei bianconeri. Alla fine della stagione, negativa sotto ogni punto di vista, Loria viene mandato in prestito al Torino in Serie B, squadra che ha sempre ammesso di tifare fin da piccolo. Con la maglia granata il difensore ritrova la continuità di un tempo, giocando 35 partite e segnando 2 gol, non riuscendo però, come invece era successo con Cagliari e Atalanta, a conquistare la promozione con la propria squadra del cuore. Successivamente il difensore ritorna a Roma, diventando la quinta scelta per il reparto, con i titolarissimi Juan, Meksès e Burdisso e l'arrivo del fratello argentino di quest'ultimo. Con Ranieri in panchina il giocatore non vedrà il campo neanche con il binocolo, ma con l'arrivo di Montella e la seguente bocciatura di Guillermo e Burdisso le cose cambiano. Il giocatore infatti totalizzerà in tutta la seconda parte di stagione ben 6 presenze complessive, segnando 2 gol, uno in casa dell'Inter a San Siro e uno in casa del Catania, che però risulteranno inutili ai fini del risultato. Come avrete notato, infatti, il giocatore ha trovato il gol per 3 volte con la maglia giallorossa e in tutte queste partite è arrivata la sconfitta. E non è un caso che in quel periodo, oltre alle varie critiche per le prestazioni, si prese anche la nomea di Gatto Nero. Ogni volta che segnava, la Roma perdeva. Alla fine della stagione 2010-2011 finisce quindi l'esperienza in giallorosso di uno dei giocatori più criticati e massacrati degli ultimi anni, anche da me, lo ammetto, nonostante una professionalità esemplare che ha sempre mantenuto dal primo all'ultimo minuto che ha vestito la nostra maglia. Nella stagione successiva il giocatore viene acquistato dal Bologna, non giocando però con la regolarità che si aspettava. A fine stagione infatti il giocatore totalizzerà solamente 12 presenze e un gol contro gli ex compagni dell'Atalanta. Dopo 2 annate da svincolato, il giocatore decide di fare un'ultima esperienza tra i professionisti con la maglia del Cuneo, totalizzando dal febbraio 2013 8 presenze, ma venendo squalificato nell'ultima partita per addirittura 7 giornate, anche se in realtà il giocatore ha sempre ammesso di non aver fatto nulla per meritare tale squalifica. Questo fu il punto conclusivo della carriera di Simone Loria, conclusa in totale con 423 presenze e 43 gol. Finito il capitolo sulla sua carriera professionistica, l'ormai ex giocatore ha deciso di aprire la scuola calcio Virtus Mercadante nel quartiere torinese di Barriera di Milano, dove il giocatore è nato e cresciuto. Successivamente nel 2017 Loria ha conseguito il patentino come allenatore di seconda categoria UEFA, che gli permette di poter allenare i giovani, tutte le categorie fino alla Serie C e di fare il vice in Serie B e in Serie A. Due testimonianze che ci fanno capire come il torinese voglia continuare a rimanere nel mondo del calcio anche dopo la fine della sua carriera. Quindi, dopo aver raccontato in maniera dettagliata la carriera di Simone Loria, cosa si può dire di questo giocatore? Sicuramente è stato bersagliato tanto dai tifosi giallorossi e non nego che sia stato uno dei giocatori che più detestavo in assoluto. Nel periodo
periodo in cui è stato giocatore della Roma però avevo solamente 15 anni e non vedevo, oltre all'aspetto calcistico, anche la professionalità del giocatore, che è stata sempre irreprensibile. Si può considerare tranquillamente come un ottimo giocatore per squadre che non si pongono grossi obiettivi stagionali e le esperienze con Cagliari, Atalanta e Siena ne sono state una piena conferma. Se poi consideriamo che le due annate con la maglia della Roma sono state difficili e travagliate anche senza il suo intervento, possiamo dire che sotto questo aspetto la fortuna non ha tanto girato dalla sua parte. Ma nel complesso, nonostante questa esperienza poco felice, sono convinto che Loria si possa considerare pienamente soddisfatto di tutta la sua carriera. E spero che guardando questo video capirà che lo ha fatto un tifoso dell'unica squadra in cui in tutta la sua carriera ha giocato male. Ma questo purtroppo per noi non è certo una novità. Incredibile! Loria! 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 Ha segnato Loria! Ha segnato Loria! Ha segnato Loria! Non è normale!